Innanzitutto voglio ringraziare il convenuto a questa conferenza stampa sulla presentazione del nuovo manuale, diciamo, per la raccolta differenziata dei rifiuti. Saluto il sindaco Stefano Ferrara, il presidente di Casale Ambiente, dottor Francesca Passaro, la dirigente Ancella e il direttore tecnico di Casale Ambiente, il vicepresidente di prima di introdurre l'argomento, la presentazione di questo nuovo manuale per rapporti differenziati, non è altro che la presentazione di quella campagna di formazione, di sensibilizzazione verso i cittadini, dove all'interno di questa brochure è portato puntualmente sia le zone dove si effettua la raccolta differenziata porto a porto e sia quella della zona che è ancora il sistema misto. Tra l'altro ci sono appunto le locandine dove vengono puntualmente, diciamo, spiegato come effettuare la raccolta, che tipo di materiale vengono messe nelle varie differenziazioni che man mano si effettuano all'interno delle applicazioni. All'interno delle applicazioni. Produco consta di poche pagine, molto semplici, facilmente sono capite anche da chi, diciamo, la materia la conosce poco. Vediamo che attraverso questo nuovo manuale, dove tra l'altro c'è anche un calendario puntuale dove vengono dedicati i giorni della settimana, perché questo capisce pubblico la differenziata, creare carte e cartone, quindi diciamo che è un ulteriore contributo, sforzo che fa l'amministrazione di Casoria e Casoria Ambiente per dare più comunicazione che va nella direzione giusta e fare che effettuare una buona raccolta differenziata. È chiaro che bisogna anche dire che l'emergenza dei rifiuti che attanaglia ormai da qualche anno, diciamo, la regione Campania, non è un fatto, diciamo, organizzativo per quanto riguarda la struttura comunale, ma sappiamo bene tutti quanti che è una struttura di crisi strutturale, perché nella regione mancano impianti idonei, sia compostaggi, scariche e termovalorizzatori che possono permettere e contribuire a uno smaltimento concorrente dei vari rifiuti. Noi, anche in questa, diciamo, ultima fase che si vede, diciamo, in parte attiva, quando riguarda l'emergenza rifiuti, noi come Casoria possiamo, diciamo, della sventura generale, possiamo dire che abbiamo cercato in tutti i modi, anche perché tenendo sul posto una società in house, quello che Casoria Ambiente, abbiamo cercato di venire incontro, di cercare di venire quanto più possibile i disagi alla popolazione. È chiaro che una delle possibili soluzioni, visto che c'è questa crisi strutturale in questi anni, tutti quanti ormai abbiamo adorato la consapevolezza che una delle possibili soluzioni è proprio quella della raccolta differenziata. È in quest'ottica l'amministrazione comunale, quindi la società Casoria Ambiente, cerca attraverso questa campagna di formazione di portare questo ulteriore contributo, diciamo, per cercare quanto prima di trovare, diciamo, quella soluzione ultimale per risolvere in parte o in gran parte questa emergenza. Non voglio dilungarmi oltre, anche perché vedo che c'è anche una problema abbastanza attento, manca, quindi vorrei concludere però dicendo anche alcune cose che il settore ambiente, l'assessorato dell'ambiente che questo anno non è che si è limitato solamente a stare sul problema dei rifiuti, ma ha cercato di attraverso una serie di attività di dare quanto più risposte, diciamo, quello che
quello che è una materia, diciamo, veramente della sua interezza. Noi abbiamo fatto anche una campagna di formazione, tante belle sono arrivate, circa 5.000 famiglie, veramente per quanto riguarda la realtà sicura, dove tutti abbiamo invitato i cittadini a regolare la loro posizione in merito a questa problematica. E anche questo, diciamo, ha anche sempre con l'indirizzo di sensibilizzare i cittadini ad adottare, diciamo, quel dovere dovuto, diciamo, per mantenere le caldaie in regola, perché anche questi sono strumenti che minimamente non funzionano mai. Tra l'altro abbiamo predisposto alcuni progetti per quanto riguarda alcuni parchi cittadini, come quello di via XII, di via Cimarosa, del Tronco Porto Gio d'Alpino, e nella vita comunale di Alpino c'è interessato con un appalto per quanto riguarda alcuni lavori di manutenzione e di realizzazione di due strutture pubbliche all'interno della stessa. Abbiamo nel corso di questo anno fatto anche alcune gare in merito alla legge di mezzi per il verde pubblico, per quanto riguarda il trasporto dello spalto. Abbiamo fatto una gara per il progetto fotovoltaico sul centro confusionale di Giardino, un progetto denominato sulle scuole che sono due impianti fotovoltaici. La rete idrica, per quanto concerne Giardino, diciamo già la realizzazione di circa il 75%. E quindi la conclusione, diciamo, di tutte queste attività che poi che si verranno realizzate nel prossimo mese, alcune di queste, la conclusione di tutte queste arriva anche, diciamo, in questa nuova campagna di informazione per quanto riguarda la qualità differenziale degli anni che sono scuole che poi saranno distribuite a tutte le famiglie nazionali. Grazie per la visita.